Reduci della vittoria di Coppa Italia di Serie B, i giocatori del Cuore Napoli Basket hanno incontrato questa mattina il sindaco Luigi De Magistris e l'assessore allo sport Ciro Borriello. È stata l'occasione per festeggiare con gli atleti, insieme al presidente Ciro Ruggero e al coach Francesco Ponticello, il traguardo appena raggiunto. Con la vittoria di ieri a Valmontone, la squadra napoletana è prima nel girone C della Serie B. Ancora due giornate e prenderanno il via i lunghi playoff che potrebbero portare il Cuore Napoli Basket in Serie A2. Ho visto il mio percorso, che sono 6 anni di storia, dalla promozione, portare una squadra poi in Serie B, e adesso c'è questa ambizione di andare in Serie A. Mi auguro il meglio per questa città e per la società Cuore Napoli Basket. Ritornare in Eurolega, addirittura vorrei tanto, è un sogno, è forse utopia, ma mi auguro di formare un buon settore giovanile come ho sempre fatto, e portare Napoli come piazzamento giovanile e farla diventare la squadra più importante italiana. Un atto anche importante, siamo riusciti a riaprire il palazzetto dello sport, l'unico che noi abbiamo in questo momento, gli abbiamo dato una dignità, abbiamo una capienza intorno ai 3.500 posti, abbiamo dato loro una casa, poi che dobbiamo lavorare tutti quanti per avere un palazzetto dello sport adeguato alle esigenze di una grande città, su questo insomma ci sta. Abbiamo però, come dire, costruito le basi per andare avanti, abbiamo finalmente una squadra di basket in città che porta il nome di Napoli lontano dalla nostra città e con obiettivi sempre più importanti. Siamo orgogliosi perché sappiamo che fatica c'è stata dietro, ringraziamo gli sponsor ma anche l'amministrazione comunale, ha fatto un lavoro importante, ha patrocinato questa squadra, ha lavorato sul parabarbuto, quindi insomma dimostrazione che per noi lo sport è davvero un'eccellenza della nostra città, non è solo il grande Napoli che ieri ha dato una bella lezione di calcio all'Olimpico contro la Lazio.